Buongiorno a tutti, qui parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Cominciamo un po' in ritardo, ma comunque non è grande importante, se non per quelli che stanno registrando. Bene, allora, cosa andiamo avanti oggi? Oggi andiamo avanti un pochino con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Io non ricordo esattamente dove ero arrivato l'ultima volta, però tanto per prendere la trasmissione da dove l'avevamo lasciata, cominciamo dal paragrafo 68. Passiamo al paragrafo 68 perché non ho altri appunti che precedono il paragrafo 68, pertanto oggi vi leggerò da Didimo Giulio Tommaso, l'ultimo stregone pagano, dal paragrafo 68. Però ogni tanto vi metterò su anche un po' di musica della Rita di Ghent, che vabbè, mi è arrivata. Le farò naturalmente a spezzoni, anche perché la farò sentire tutta magari un giorno o l'altro. Poi va bene solo per chi ama il jazz e un certo tipo di jazz, che non in generale. Paragrafo 68. Gesù disse, vi ricordo sempre di non firmare l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, firmata per lo Stato, vi ricordo le nostre conferenze, mi raccomando la nuova sede di Radio Gamma 5 a Malostica, mi raccomando partecipate alle conferenze, partecipate ai dibattiti essenzialmente, perché è l'unico modo per chiarire, cioè se io esprimo un concetto e a voi vi interessa chiarire quel concetto, venite alle conferenze, là potete fare le domande, potete confrontarvi, potete esporre quello che pensate, anche qua per telefono, ma è un po' diverso. Paragrafo 68 dunque, Gesù disse, colui che conosce tutto ma è privo della conoscenza di se stesso è privo del tutto. Informazione e conoscenza. L'informazione è una costruzione intellettiva della ragione. La conoscenza è un elemento che una volta acquisito modifica la coscienza stessa. Non è dunque il conoscere se stesso, ma è la capacità dell'individuo di trasformare la propria ricerca di informazioni e dati in una nuova conoscenza attraverso la quale affrontare la vita. Si possono ottenere tutte le informazioni possibili ed immaginabili, ma nella misura in cui queste non sono in grado di trasformare il nostro modo di guardare e di agire nel mondo, siamo privi di tutto. La ricchezza sta nella nostra consapevolezza che trasforma l'informazione in conoscenza. Se questo non avviene, noi non conosciamo noi stessi, in quanto noi siamo ignoranti del tutto. Manteniamo il nostro modo di guardare il mondo, ma non sappiamo variarlo all'arrivo di informazioni diverse. Non si tratta dunque di un conoscere se stessi, ma del costruire se stessi, dove la costruzione di se stessi passa attraverso la trasformazione di un'informazione in conoscenza, atta a variare il nostro modo con cui guardare e afferrare il mondo. E questo praticamente non lo troviamo nei Vangeli ufficiali. Non troviamo, o almeno io non ho trovato dei riferimenti ai Vangeli ufficiali. Paragrafo 69. Gesù disse, beati allorché vi odieranno e vi perseguiteranno, non vi sarà luogo nel quale voi non sarete perseguitati. Attenzione, la costruzione del potere di essere da parte di individui sottoposti al controllo di un comando sociale organizzato in base ai principi del potere di avere comporta sempre una qualche forma di persecuzione. Il potere di avere deve appropriarsi degli individui sottomettendoli ai propri valori, alle proprie verità. Il potere di essere deve sottrarre l'individuo alla sottomissione per sviluppare l'individuo stesso, dilatandolo nel mondo in cui vive. Il potere di avere odia chiunque determina se stesso, sottraendosi dal suo dominio. La persecuzione è volta ad impedire che chi pratica il potere di essere dimostri ad altri esseri umani quanto quella pratica sia vantaggiosa rispetto alla soggettivazione nella sottomissione imposta dal potere di avere. Le persecuzioni messe in essere dai cristiani nei confronti di chi tentava di determinare se stesso ne sono un esempio lampante. La costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano sottrae l'essere umano all'accettazione e a critica dei dettami imposti dal potere di avere e rende feroci chi, sottomesso al potere di avere, vede il fallimento della propria esistenza. La persecuzione può variare
nei modi e nelle intensità, ma per quanto piccoli siano gli atti persecutori o repressivi, questi saranno sempre messi in atto da chi vive solo in funzione del potere di avere. Leggiamo cosa dice Matteo nel discorso della montagna. Beati sarete voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno e falsamente diranno di voi ogni male per cagion mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. In questo caso notiamo la necessità di Matteo di spiegare perché saranno perseguitati. Matteo non ha ragione di essere perseguitato nella misura in cui sviluppa il potere di avere all'interno di un sistema di potere di avere. Questo con una sola eccezione, quando l'intento è quello di impossessarsi del potere di avere. In altre parole, la persecuzione dei seguaci di Matteo non avviene perché costoro determinano se stessi, ma perché costoro tentano di impossessarsi del potere di avere. Matteo mette in essere un progetto attraverso il quale rapinare chi determina il potere di avere per appropriarsene. La reazione persecutoria è attività atta ad impedire il tentativo di rapina. Matteo sta costruendo una setta all'interno di un sistema sociale e attraverso questa tenta di piegare il sistema sociale stesso. Perché vi perseguiteranno? A cagion mia. Non vi perseguitano perché voi siete voi stessi, ma perché cessando di essere voi stessi voi imponete me all'interno del sistema sociale, chiedendo a questo di obbedirmi. Voi tenterete di piegare il sistema sociale al mio volere? Ma loro vi perseguiteranno falsamente. Quel falsamente lascia la menzogna intatta. Io come padrone posso stuprare un sistema sociale. Se quel sistema sociale tenta di difendersi, le accuse mosse a coloro che tentano di stuprarlo sono necessariamente false, in quanto chi tenta di stuprarlo è mandato da me, che sono il figlio del Dio padrone, e perciò mi ritengo in diritto di stuprarlo. A chi stupra il sistema sociale in nome mio, grande è la ricompensa nei cieli. Ricordiamo sempre che Matteo non sta costruendo una dottrina che liberi dall'assoggettamento religioso, culturale, etico, sociale, morale o percettivo degli esseri umani. Matteo sta costruendo un gruppo di persone che, legate dai messaggi del suo Gesù, devono imporre quel messaggio all'intero tessuto sociale. Spesso quelle operazioni sono abortite. Nel caso di Matteo e compagni, l'operazione è andata in porto, distruggendo il divenire degli esseri umani. Grande è stato l'orrore che nei sistemi sociali è stato sparso. Anche in questo caso gli insegnamenti divergono nella direzione. In Matteo c'è la sottomissione al Dio padrone, causa della persecuzione. In Tommaso c'è lo sviluppo del potere di essere, come causa dell'odio del potere di avere. E questa differenza voi la troverete sempre fra i Vangeli di Tommaso e quelli ufficiali. Vabbè, qui abbiamo un po' di fregnacce da parte del registratore, ma va bene così. Sì, in effetti non va molto bene, Emanuele. Vi è qualcosa che non va. Sì, sta facendo un casino della miseria. Va bene. Passiamo al paragrafo 70. Gesù disse: beati coloro che sono stati perseguitati nel loro, essi sono coloro che in verità hanno conosciuto il Padre. Beati quelli che sono affamati, giacché il ventre di colui che lo vuole sarà riempito. Chi è l'affamato che non vuole il ventre che venga riempito? Conosco un solo tipo di affamati che non vogliono avere il ventre riempito. E sono, per esempio, quelli che hanno fame nel nord-est brasiliano, quelli che soffrivano la fame in India. Quelli non volevano che il loro ventre fosse riempito. Perché? Perché i cattolici, i colonialisti, i cristiani volevano che loro mangiassero per usarli come bestiame da lavoro, come bestie per farli lavorare. Una persona che non mangia non è in grado di lavorare, però quella volta che gli mancava loro il lavoro sarebbero tornati ad essere degli affamati, con in più lo svantaggio che avevano perso l'abitudine a non aver più fame, per cui erano legati allo schiavismo. Solo questi io ho conosciuto che non volevano essere sfamati. La persecuzione non comporta beatitudine. La persecuzione rappresenta in questo caso una ratifica, un riconoscimento che il potere di avere fa nello sviluppo di un potere di essere,
dentro un essere umano che può minacciare il suo possesso. Quando un essere umano sviluppa il proprio potere di essere, mettendo in atto delle strategie o delle condizioni per non venire perseguitato, non è che non sia beato, ma la beatitudine è il proseguo normale della sua esistenza e non è necessario sottolineare l'eroismo del raggiungimento. L'eroismo del raggiungimento c'è quando le vie per lo sviluppo del potere di essere passano attraverso la sfida col potere di avere. Chi sviluppa il potere di essere è quasi sempre solo. La soggettività del percorso del potere di essere difficilmente, se non per aspetti specifici, costruisce gruppi o abbraccia aspetti sociali. Spesso troviamo un essere umano che costruisce la propria via e su questa aggrega altri esseri umani e con quella via e a cui quella via piace, ma che anziché usarla per sviluppare la propria ne imitano l'apparenza. Sviluppare il potere di essere significa riconoscere il padre, necessità e intento, ma necessità e intento agiscono sugli esseri umani e li rendono affamati. Chi sente la fame di necessità e intento non sempre chiede o mette in atto delle strategie per placare quella fame. Quando lo fa, alimenta il proprio potere di essere, facendo coincidere la propria necessità con necessità, il proprio intento con intento. E questa unione fa sì che chi ricerca, fa sì che di ricerca in ricerca libertà trovi da appagare i morsi della fame, trovando sul suo cammino quanto gli necessita. Il cuore è ed era considerato il centro del sentire, il ventre era ed è il centro della volontà attraverso la quale si sviluppa il potere di essere. Il sentire può essere offeso, il centro di volontà ha bisogno di appagamento. Proviamo a leggere cosa dice Luca: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete. Scusate un attimino solo. Beati voi che ora piangete. Allora vediamo un attimo che ho perso il... Beh, chiudi la porta, va Manu. Forse è meglio. Allora, scusate, ho perso un attimino il segno, ma piangete perché riderete, beati sarete quando gli uomini vi odieranno, vi espelleranno e vi insulteranno, quando proferiranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché la vostra ricompensa sarà grande in cielo, così infatti i loro padri trattarono i profeti. Perseguitare nel cuore può essere fatto soltanto a chi sviluppa la percezione di necessità e intento e tenta di seguirne il flusso. La persecuzione consiste nell'impedimento all'individuo di seguire necessità e intento, conoscere il Padre. Per Luca la persecuzione avviene quando gli individui pretendono di sottomettere gli esseri umani alla volontà del figlio dell'uomo, del Dio padrone. Così i loro padri perseguitarono i profeti, cioè coloro che volevano sottomettere gli esseri umani al Dio padrone. Per Luca, voi sarete perseguitati perché tenterete di sottomettere gli esseri umani al Dio padrone. Per Tommaso, sarete perseguitati perché tenterete di seguire necessità e intento. Il motivo della persecuzione diverge. Per Luca, i missionari cattolici che tentano di imporre il pazzo di Nazareth a chi ha usi e costumi diversi sono beati, in quanto sono perseguitati per il loro tentativo di sottomettere gli esseri umani al volere del figlio dell'uomo. Per Tommaso, i perseguitati che dovrebbero essere beati sono le vittime dei missionari cattolici che vengono da questi perseguitati nel loro cuore, nel loro sentire, nelle loro relazioni col mondo, nel tentativo di seguire necessità e intento. In Luca la condizione necessaria per la beatitudine è l'esistenza della povertà, l'esistenza dell'indigenza. Questa indigenza costituisce titolo per avere accesso alla beatitudine. Avere fame e subire l'ingiustizia è attributo per la beatitudine. In Luca non si tratta della fame di un oggetto astratto, non si tratta di farne di fame di conoscenza. L'essere umano non può aver fame di conoscenza, in quanto per Luca il suo ideale
deve essere quello della sottomissione al Dio padrone che sazia la sua conoscenza. In Luca la fame da saziare è solo la fame fisica, da qui la necessità dei cattolici di riprodurre la miseria per poter produrre beatitudini. Più c'è miseria, più i miserabili, che si gestiscono come bestiame, hanno possibilità di raggiungere la beatitudine. Da qui per i cattolici la costruzione della miseria all'interno dei sistemi sociali umani diventa virtù e motivo di santificazioni. Vedi la macellaia dell'India, per esempio, in Tommaso, oppure, se volete, Antonio di Padova, il macellaio, oppure il truffatore Padre Pio, oppure tutti quelli che hanno fatto santo ultimamente, oppure il massacratore della Croazia. In Tommaso la fame è del ventre. Chi costruisce il potere di essere conosce la forza che dal ventre si esprime verso l'esterno e conosce la sensazione che necessità spinge per esercitare la propria volontà e la propria determinazione. Scusate, la fame di cui parla Tommaso non ha nulla a che vedere con la fame di cui parla Luca. Tommaso agisce per costruire gli esseri umani, il Dio che cresce dentro di loro, non per impossessarsene come bestiame da portare al macello a gloria del suo Dio padrone. Va bene. Oggi facciamo una variabile sulle trasmissioni. Ci fermiamo qui con Tommaso Didimo. No, è già su. Con Tommaso Didimo ci fermiamo qui e vi metto della musica. Vi metto della musica della Rita, che è appunto una jazzista soft, secondo me piuttosto buona. E prenderò le telefonate se qualcuno vuole telefonare in privato, però brevemente, cioè nel senso che non accetto telefonate lunghissime. Va bene, partiamo dal 4. Ok, vai. Dite, cancello i telefoni fra un minuto. Radio Gamma e 049 700 700. The other girls had such pretty hair, delicate features, nice things to wear, but she was brought up not having one thing. That's why she clung to $20 ring. She passed by the pawn shop most every day. Shiny bauble beckoned her. Worth a glass. She saved every penny, she saved every dime. The ring beckoned her and she stopped every time.
fine as a poor girl could. She sewed the tatters in her polyester mink, and lovingly put on the $20 ring. Her self-esteem, yeah, it was a self-esteem. The officer said, "It's a doggone shame," as he shielded her lifeless body from the falling the sewer grate, clinked the ring. Thrown in disgust, 'cause it wasn't worth a goddamn thing. Ve la mando solo perché è un'esclusiva nostra, praticamente arrivata direttamente. You found somebody new, so what? An angel sent to you from heaven, so what? The perfect woman of your dreams, so what? All I can say is good. You never liked the way I talked, so what? You said my love and didn't throw ya, so what? My sense of humor was a drag, you know what? You just didn't understand it. A lot of people like my style, They say you're crazy that you left me, I didn't want you anyway. You didn't hurt me, no way. A week is passing, now you're back so fast. You say you got yourself together at last, so grab your things and come inside. Yeah, but folks are all talking. So what? I don't care if folks are talking. I live my life the way I please. I got my own groove, and I aim to please me. I'm not walking on a straight line. I got my own track. If it's not your way, well, what's wrong with that? Now if my man ain't got no money, and I said take all of mine, honey, so what? So what the funk? So what?
is my thing, and I'm holding on tight. So somewhat, somewhat the funk. Yeah, so what the funk, what the funk, what the funk. Oh, da do ba do gang, do gang, do gang. Qualcosa di bello. Well, I yearned for something cool. I couldn't take the heat. The sweetness in my soul. I yearn, I yearn, I yearn for something cool. I was so restless. Explain it. The day dragged on. So mundane it drove me to imbibe a drink or two.
and suddenly I knew when you came walking into my view. Yeah, that's when I knew when I saw you come walking into my view. Yeah, yeah, that's when I knew. That's when I knew. That's when I knew. Passiamo a cospirare la pace. And know thyself. The earth appears to move backwards from one sign of the zodiac to another. Out of Pisces that began with the birth of Christ and into Aquarius's light, more harmony, more understanding, and more knowledge of self. Wake up, and know thyself. And the first voice awakens and starts to repeat, let there be peace and let it begin with me. And a passenger hears and enjoys the flow, and halfway down the street and before you know it, another awakens and starts to repeat, let there be peace and let it begin with me. Let there be peace and let it begin with me. Let there be peace and let it begin with me. Each of us is born into this broken earth with a choice of two self-fulfilling destinies. To sustain mistrust, whose own dark expectations are guarantees, or to enter the new paradigm of reality. And that is, that as planetary citizens, we all want the same thing. To enjoy the peace and love that life can bring. By touching the source of our fears and responding in a different way. And the first voice awakens and starts to repeat, let there be peace and let it begin with me. And a passenger hears and enjoys the flow. And halfway down the street and before you know it, another voice awakens and starts to repeat, let there be peace and let it begin with me. Let there be peace and let it begin with me. Let there be peace and let it begin with me. Boyfriend, lost in my thoughts. I crossed against a red light. That's when the taxi almost knocked me off. I gave him the finger. He turned around and gave it back. Yeah, I hope he crashed. And before I knew it, he did. And when he went home, he took it out on his wife. My point is, we're interconnected. You see, my man's life is my life, is his life, is her life. My man's life is my life, is his life, is her life. My man's life is my life, is his life, is her life. My man's life is my life, is his life, is her life. My man's life is my life, is his life, is your life. Let's look for allies, signify and amplify the tide of higher consciousness and a new way of life. But skeptics say, what about failed social schemes, broken treaties, hunger, war, and crime? Well, what about us going from the cave to the moon in just a flicker of cosmic time? Yeah, we did that. Okay. We went from the cave. Vi è piaciuto questo? Questo jazz libero, questo free jazz. Bene, dopo il free jazz della Rita, vi leggerò un articolo dalla Repubblica del 16 giugno del 2000.
in carcere con il vescovo accusato del genocidio Tutsi. Vi avevo chiesto, avevo detto, c'è questa accusa di genocidio in corso ed è stata chiesta per questo vescovo la pena di morte. Il religioso è chiuso nella prigione di Kigali per il suo ruolo nel massacro di 20.000 persone. Contro di lui è stata esibita la fattura per l'acquisto di 800 macete distribuiti ai carnefici. Se la verità lascia le tracce, è la discesa agli inferi di quest'uomo che bisogna percorrere per cercarle. Da Kibeo, capitale del dolore, a questa letale prigione di Kigali. Kibeo è un villaggio tra le colline raggiungibile attraverso una strada sterrata. In cima all'altura c'è una chiesa sventrata, sul sagrato ragazzine silenziose. È l'ora della ricreazione nelle scuole vicine, ma sul prato nessuno gioca e neppure sorride. Al soffitto dell'edificio solo travi, i passi non risuonano, l'altare maggiore è piastrellato, contiene 6 bare sotto vetro, le adornano 7 stelle filanti, sopra nella teca sono allineati 18 teschi sui quali pendono decorazioni natalizie. In alto uno striscione viola: vogliamo giustizia per i criminali. Accanto alla chiesa c'è un ossario, lo copre un tetto di lamiera ondulata. A destra scaffali con centinaia di teschi, a sinistra le ossa di braccia e gambe. Il museo Jad Vashem a Gerusalemme ricorda l'olocausto per simboli, oggetti che diventano ricordi e commuovono. Kibeo vuole di più, esige gli occhi sbarrati, l'orrore senza la mediazione intellettuale e della pietà. Facendo obiezione a un ruandese si riceve l'accusa di voler negare l'accaduto. Solo quell'evidenza smaccata sembra poterlo testimoniare. Kibeo è il crocevia del destino di Monsignor Misago. Qui il 28 novembre 1981 si dice apparve la Madonna. Fu una Fatima dei poveri. Alla vigilia di un'interrogazione, una studentessa del collegio cade in trance e vide la Vergine. In breve il fenomeno contagiò molte sue compagne. Fu eretta una cappella, arrivarono pellegrini, la chiesa fece studiare l'evento. Fu Monsignor Misago, prelato di etnia Hutu, reduce da 3 anni romani, a scrivere un documentato libro di oltre 300 pagine. Quel luogo divenne poi la sua diocesi e fu lì il 7 aprile del 94 che venne uno dei più sanguinosi massacri nei 100 giorni del terrore. Morirono 20.000 Tutsi. 5 anni più tardi, durante una commemorazione pubblica, l'allora presidente Bizimungu, dal podio su cui stava accanto al vescovo, puntò il dito contro di lui e lo accusò di genocidio. Aggiunse: abbiamo atteso a lungo che la Chiesa intervenisse, se non lo fa lo faremo noi. Una settimana più tardi Monsignor Misago era dentro questo inferno rosa. Il Ruanda era passato dalla pulizia etnica alla pulizia etnica, 135.000 incarcerati per genocidio, a oggi solo 2.800 condannati, 30 dei quali fucilati. Si era aperta la caccia ai responsabili e alle accuse e alle cause dell'orrore. Di fronte alla sua grandezza, la mancata ammissione di colpa era divenuta anch'essi una colpa. Questo la Chiesa Cattolica non lo ha mai fatto. Né qui né nel mea culpa di Papa Wojtyla ci sono stati preti massacrati e altri che hanno aperto le porte ai massacratori. Nel processo di Misago è stata addirittura prodotta la fattura intestata alla Caritas, per cui quando date soldi a Caritas sappiate, alla Caritas per l'acquisto di 800 macete che, si afferma sfiorando l'incredibile, sarebbero stati distribuiti ai carnefici. La Chiesa ha detto: la giustizia segue il suo corso senza domandare perdono, così che ha sempre fatto, dice Privato Rutaziwa, un ex prete, ora capo di un'agenzia di informazione anticlericale. È lui l'ispiratore di una vignetta in cui Misago, con la croce uncinata sulla mitra,
cammina tra i teschi, e di un articolo sul settimanale fino governativo New Times, dove si afferma: il Vaticano deve chiedere scusa, riconoscere il fallimento, ammettere le responsabilità, invece, e brandisce una recente copia di Jeune Afrique, mostrando un testo in cui si dice: nuove prove dimostrano, Papa Pacelli sapeva dell'olocausto. Ecco il punto, mentono, sanno, fingono di non vedere, addirittura collaborano, e alla fine Papa Pio XII lo fanno santo e di Misago ne faranno un martire. Perché abbia la sfortuna di diventarlo occorre che la richiesta dell'accusa venga accolta. La supportano 300 pagine, testimonianze alcune anche di preti, ma nessuna diretta. La pianificazione del genocidio da parte del vescovo, che pure lo definì male assoluto, ed esulta dalla sua presenza a riunioni con le autorità in quei 100 giorni, secondo l'assunto per cui in quel tempo ogni incontro era volto a decidere il massacro. La presunta consegna ai torturatori di 10 bambini sottratti all'ospedale è convalidata solo dalle dichiarazioni di un paziente che vide tutto dalla finestra, compreso il vescovo, arrivare su un'automobile che non ha mai posseduto. La smentisce uno dei ragazzi entrati in ospedale con quei bambini, e per le 30 studentesse di Kibeho, a cui appare la morte mentre erano sotto la protezione del vescovo, è soltanto provato che gli assassini si infilarono tra le guardie chieste di rinforzo. Che cosa si pretendeva da lui? Domanda Gaspar Buligande, uno dei suoi 3 avvocati, dopo aver mostrato la fragilità del dossier accusatorio. La risposta di Misago è stata spesso prezzante: non sono Mosè, non potevo fare miracoli. Il nunzio apostolico dice che dietro la durezza apparente si nasconde un uomo sensibile, le cui malattie, asma e problemi cardiaci, sono somatizzazioni cominciate col genocidio. La sua prigione è davvero un mondo a parte. Già Kigali è quel che è, il consolato italiano per dire all'ingresso nel retro di un gommista. Lo sovrasta un omone, Michelin, lo sorveglia un ragazzino malarico poco più alto del suo fucile a pompa. Il ministro degli interni è un gentile signore ingioiellato che si è impegnato attivamente nella difesa dei diritti umani e ora organizza visite in prigioni dove nello scorso anno sono morti 761 detenuti. Il carcere è questo: 8.000 persone nello spazio di un campo di calcio, in gran parte a cielo aperto, letti a castelli come torri, coperte da paglia o lamiera, cibo poco, igiene meno, regna l'autogestione, si sopravvive grazie a un'organizzazione interna. La riconciliazione passa anche qui. Una suora di Karama ha convinto le vedove delle vittime prima a pacificarsi con le mogli degli assassini, poi a visitarli in carcere e portare loro cibo. Se non muoiono di fame, glielo devono. Anche il vescovo, quando si è aggravato, ha lasciato l'isolamento per entrare nella comune da cui lo divide solo una tendina. Dietro celebra la personale messa con le ostie e il vino che gli procurano i padri della confraternita episcopale. Rilegge gli atti processuali, confida all'abate che l'ho visto ogni giorno ottimismo e fiducia nella giustizia umana. Dice: credo che giovedì sarò liberato e dopo resterò in questo paese, anche se il presidente quel giorno a Kibeho intimò: comunque finisca Misago, dovrà lasciare il Ruanda. Assicura: prego per tutti, non solo per me, anche per chi mi ha voluto processare, anche per quei preti che mi hanno accusato che non aveva forse perfino Gesù un Giuda alla sua tavola. Li perdono e lo farò per loro e per tutti, anche se dovessi essere condannato, ma questo paese ha già avuto troppo sangue innocente, non ha bisogno di un martire. Quando il processo cominciò il 14 settembre 99, Monsignor Misago si rivolse al tribunale dicendo: sia fatta la volontà di Dio, solo vero e grande giudice. Quando è terminato ha guardato i magistrati e ha detto: avete promesso trasparenza, verità e giustizia, è venuta l'ora di mantenere la vostra parola come degno degli uomini. Giovedì conoscerà la sua verità. Potrà capitargli, ma pare improbabile, di vedere in fondo al tunnel della prigione aprirsi i più sinistri cancelli dello stadio, o invece le porte del carcere si schiuderanno restituendo la libertà a questo paese senza pace. La lunga notte del Ruanda non è ancora finita. E mi
disagio, è un assassino. Pronto? We dream our troubles away. Ebbene, bene. Mi fa piacere. Se lo hanno assolto vuol dire che le prove non erano sufficienti per condannarlo. Cioè non è che io voglio vedere la gente morta per vedere la gente morta. Questa è la cronaca di un genocidio. E se le prove non erano sufficienti per condannarlo, è giusto che lo assolva. Questo non significa, questo non significa che la fattura non fosse vera e che i massacri non ci siano stati, eh? Ok? Ciao, ciao. Io un ascoltatore qualsiasi, voglio suggerire di abbassare il livello di disco perché sto prendendo. Sì, grazie. Ciao, ciao. Sì. Allora, visto che gli ascoltatori hanno detto che il prete è stato assolto dal tribunale, noi prendiamo atto della dichiarazione del prete, però sta di fatto che la fattura c'era, no? E le prove di massacri ci sono stati. Boh, d'altronde noi non ci aspettiamo giustizia contro tutti i criminali nazisti, eh? Possiamo anche aspettare 50 anni. Detto questo, terminiamo la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo e io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la Teogonia di Esiodo. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.